Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain. Oggi andremo a scoprire la top 5 degli iPhone peggiori di sempre. Ma andiamola a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Mirko Zain, come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram Mirko_Zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance, ma inizio con il dirvi che introduco una nuova rubrica, ragazzi, una rubrica mensile che riguarda le top, che siano top 5, top 10, ed iniziamo proprio con questa, con i top 5 peggiori iPhone della storia. Quante volte vi siete chiesti: ma qual è l'iPhone che floppato di più? Qual è l'iPhone che non è andato proprio come doveva andare? Oppure quello che non hanno per niente acquistato in tutti questi anni? Ve lo svelerò proprio oggi. Infatti ragazzi, iniziamo con la quinta posizione. E alla quinta posizione troviamo iPhone 3G. E perché c'è iPhone 3G come ultimo della lista dei peggiori? Beh, iPhone 3G, ragazzi, è stato un iPhone intermezzo tra il 2G, il primo modello, ed il 3GS, che è stato il modello primo a spopolare in Italia, soprattutto per le alte prestazioni dell'epoca. E proprio questo è il problema, ragazzi. iPhone 3G era veramente lentissimo. Il 3GS, infatti, lo ha surclassato in tutto e per tutto. Inoltre, App Store, con tutte le applicazioni, è stato creato proprio con l'arrivo di iPhone 3GS, quindi il 3G al momento della sua uscita non aveva alcun App Store e quindi la gente, l'iPhone, non poteva fare nulla in sostanza, quindi si merita la quinta posizione. Alla quarta posizione invece troviamo iPhone 2G, ovvero il primo iPhone, che purtroppo, ragazzi, si va a collocare comunque all'interno della classifica, pur essendo il capostipite degli smartphone, perché è stato forse il primo smartphone mai presentato al mondo nel 2007, però ragazzi, aveva due grandi pecche. La prima pecca è che non aveva il jack delle cuffie, aveva uno strano cavo che ora non ricordo neanche che cavo fosse, ma non aveva il jack delle cuffie, quindi non potevi collegare assolutamente nulla su quell'iPhone. Infatti poi col 3G e il 3GS Apple ha rimosso quella cosa indicibile e ha messo ovviamente un jack da 3,5 mm. Ma non finisce qui, ragazzi, perché iPhone 2G è stato veramente venduto pochissimo, perché purtroppo non è arrivato in tutto il mondo. In Italia si vocifera che qualche operatore vendesse pochissime scorte, ma fondamentalmente in Italia non è arrivato assolutamente un cavolo, ragazzi. È stato venduto per il suo 90% delle scorte solamente negli Stati Uniti. E quindi la grande pecca dell'iPhone 2G è che non poteva acquistarlo nessuno. Ma andiamo sul podio e alla terza posizione troviamo iPhone 4, ragazzi. iPhone 4, anch'esso, come poterlo dimenticare? Prima cosa che viene in mente con iPhone 4 è l'antenna gate, ragazzi. Il famoso problema che creava un disagio alla nostra rete dati mobile e anche telefonica. In sostanza, con qualsiasi operatore bastava premere proprio sui bordi di iPhone per vedere la stanghetta del segnale calare in maniera stranissima. Apple infatti ha creato poi il bumper che tentava di ampliare il segnale tramite dei magneti, cose che comunque funzionavano in parte, e questo è il più grande problema della storia Apple che ha mai avuto un iPhone, chiaramente. Ma poi, sempre iPhone 4 ha avuto un altro problema, purtroppo, ovvero la colorazione bianca, ragazzi, perché era introvabile. Apple ha creato la nera, ma poi, creando la bianca, ci sono stati dei grandissimi problemi di produzione che non hanno permesso di rendere reperibile questa nuova colorazione, quindi era veramente introvabile, ragazzi, introvabile. E alla seconda posizione del podio troviamo iPhone 8, ragazzi. Uno degli iPhone che ha floppato di più nella storia Apple. E sapete perché? Perché proprio nel 2017, quando uscì questo iPhone 8 insieme all'8 Plus, purtroppo, ragazzi, uscì anche iPhone X. E quindi le persone erano già immedesimate nel Face ID, nella barra sensori notch. E beh, ragazzi, come potrete sicuramente immaginare, iPhone 8 e 8 Plus, per quanto abbiano venduto, non hanno venduto veramente tantissimo. Anzi, molto sotto la media, se dobbiamo dire la verità. Ti ricordo di scaricare iAppZain, ovvero la migliore app per scoprire tutte le ultime news sul mondo Apple. Ma ti ricordo anche di scaricare iAssistenza, l'app che ti permette di risolvere tutti i tuoi problemi con iPhone ed iPad. Ed infine ti ricordo di scaricare iSfondi, l'app che ti permette di trovare tutti gli ultimi e fantastici sfondi del momento per il tuo iPhone. Sono tutte gratis, scaricale qui sotto in descrizione oppure su App Store.
Ma al primo posto, ragazzi, del podio e come vincitore di questa prima top 5 del mese abbiamo lo storico, inimitabile ed indimenticabile, si fa per dire, anzi aspettate che lo prendo. Eccolo qua, iPhone 5C ragazzi, ovvero l'iPhone meno venduto della storia e non solo, l'iPhone completamente in plastica, l'unico nei tempi moderni. Cioè questo dispositivo è arrivato, se non ricordo male, tra iPhone 6 e 6S ed è stato un flop assurdo ragazzi, l'unico iPhone che ha venduto meno di tutti gli altri iPhone nella storia Apple, ha venduto meno anche di iPhone 2G che era disponibile solo negli Stati Uniti, cioè non so se mi spiego ragazzi. Questo piccoletto di plastica, e si sente tutt'oggi, è stato venduto a bomba in Cina in quegli anni perché boh, i cinesi sono un po' fissati con le colorazioni un po' stravaganti, infatti erano disponibili in diverse colorazioni come ad esempio la gialla, la blu, c'era una sorta di rosso arancione. Il problema ragazzi è che in Europa e nel resto del mondo non è piaciuto, e sapete perché? Perché proprio c'erano gli iPhone più grandi, questo non era della grandezza giusta, c'erano iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, la gente ovviamente preferiva i 4,7 e i 5,5 pollici a sto coso un po' piccolino, anche di plastica, ripeto. Però ragazzi, gli diamo il premio questa volta come vincitore e rimarrà sempre nei nostri cuori iPhone 5C come iPhone peggiore della storia Apple. Ovviamente ragazzi, prossimamente ci sarà anche la top dei 5 iPhone migliori della storia Apple, quindi preparatevi, ovviamente questo non lo calcoliamo perché non sarà chiaramente in classifica, però ovviamente tenetevi pronti perché nel mese di luglio vedrete una nuova top 5. Ovviamente ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se secondo voi la classifica doveva essere diversa oppure no. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 500 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZane.net e ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.